rapporti, per evidente, esempio, le aspetti concreti di questa legge ci fanno il fatto che potranno arrivare a un istituto. Sì, ma non è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è il riconoscimento della qualità di questa esperienza, che è un mix di passione e di competenza gestita dal pubblico, che determina una situazione molto positiva, non solo in termini di welfare community, non più welfare state, lo dico, il welfare state è finito, ci piaccia o no, è una esperienza purtroppo che ha determinato tanti di quei debiti che oggi è difficile affrontare. E quindi passione, competenza, qualità gestita dal pubblico. Io sono veramente fiero di questo fatto, che il Consiglio regionale abbia voluto riconoscere questo, e spero che poi questa legge possa dare anche delle opportunità pratiche di ricevere finanziamenti ulteriori. Però la particolarità di questa cosa è che non vive di assistenzialismo. Tutto ciò che vive di assistenzialismo è destinato a finire, visto la crisi delle finanze pubbliche. Ciò che invece vive di passione, competenza, capacità e movimento comunitario avrà la speranza, secondo me, di continuare e migliorare. Riccardo Chiavaroli, consigliere del PDL, consigliere regionale del PDL, l'intuizione è di capire che questa struttura pubblica poteva entrare in un circuito virtuoso sul sociale e che guarda diversamente anche. Sì, è stata un'intuizione poi accolta favorevolmente, come lei sa, dall'intero Consiglio regionale, di questo dovremmo essere tutti contenti, a cominciare dai cittadini abruzzesi. L'idea è stata quella di unire una risorsa, qual è l'agricoltura, che per l'Abruzzo vuol dire tanto, a un nuovo sistema di welfare sul territorio, come lo definisce il Presidente Chiodi, cioè portare le persone che hanno diverse disabilità anche fuori dalle istituzioni classiche, ospedali o non ospedali, portarle a contatto con la natura, con le terapie con gli animali, con la stessa coltivazione della terra. Tutto questo ci consente di raggiungere innanzitutto risultati terapeutici positivi, di abbattere anche, non voglio sembrare un discorso futile ma è importante questo, di abbattere i costi sanitari, e soprattutto ci pone come Regione Abruzzo all'avanguardia su questo settore, perché diamo un nuovo segnale. Il welfare si fa a costi contenuti, con efficienza, efficacia, e trasportandolo sul territorio, cioè vicino alle persone che ne hanno bisogno.